mediatore Alessandro Ciriani di Legambiente per l'introduzione dell'incontro. Grazie Barbara, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ai nostri relatori. Cercheremo oggi di addentrarci ulteriormente negli aspetti legati alla stesura del piano del paesaggio, tenendo presente quelli che sono stati i contenuti dei due appuntamenti precedenti, che sono molto utili e ci servono come base per i ragionamenti che verranno fatti oggi. Dove inizia la pianificazione strategica? Di quali arnesi bisogna dotarsi e che approccio dobbiamo tenere per definire i contenuti del piano e individuare le strategie? Come e perché dovremo impegnarci in questo nuovo strumento pianificatorio che si porta dietro anche tutta una serie di aspettative? Possiamo dire che è il momento di farlo, possiamo dire che ci sono anche delle leggi che ci chiedono di farlo. Possiamo dire che abbiamo maturato una grandissima esperienza, l'abbiamo visto anche nei rilevatori nei precedenti appuntamenti, anche in questa regione. Una grande esperienza, una grande tradizione, anche l'appuntamento di oggi ce lo dimostrerà. Possiamo dire che abbiamo una storia, siamo il paese dei paesaggi, siamo il paese dove forse il paesaggio è nato un migliaio d'anni fa. Se avete fatto caso, nei due precedenti appuntamenti è stata data una certa enfasi anche al discorso della partecipazione, della condivisione. Perché un piano del paesaggio può dirsi tale se è costruito, se è condiviso, se è partecipato? Forse anche questa informazione qui ce l'abbiamo da quello che ci è stato detto. Forse lo sappiamo già. Il paesaggio è creato dall'uomo, dalle sue necessità economiche, dalla sua cultura, dalla sua religione, dalla sua socialità e quindi nel tempo ha avuto questa osmosi con l'ambiente e quindi ha creato il paesaggio. Potrebbe essere quindi che sono proprio gli abitanti del paesaggio del giorno d'oggi che possono traghettarlo, portarlo in un mare sicuro dove potrebbe essere fatta o in un ambito in cui potrebbe essere garantita una manutenzione sufficiente, una manutenzione attenta. I nostri relatori oggi ci parleranno di questo. Suppongo ci porteranno a conoscere quelle che sono il loro pensiero e quelle che sono le loro esperienze in questo argomento che io continuo a definire affascinante. Ecco, Barbara, secondo me possiamo andare subito col primo intervento. Questa sera vi do subito un rapido excursus di quelli che saranno i temi che verranno affrontati, no? All'inizio affronteremo il tema del principio territoriale, ovvero dalla rinascita della coscienza di luogo. Relatore Alberto Magnaghi, professore emerito di pianificazione territoriale dell'Università degli Studi di Firenze ed autore del libro Il principio territoriale. Il secondo incontro riguarda i processi partecipativi, dalla negoziazione alla coprogettazione. Relatore Moreno Bacichette, architetto e docente presso le Università degli Studi di Udine e Ferrara. Come ultimo argomento tratteremo il progettare il paesaggio, esperienze in Friuli Venezia Giulia. Relatrice Paola Cingalotto, architetta e libero professionista. Passerei quindi ora, la parola al professor Alberto Magnaghi. Eccomi, mi sentite? Sentite? La sentiamo. Bene, la mia bocca parla un po' più in ritardo della faccia, ma pazienza, tanto mostro delle diapositive. Allora, io passerei subito appunto all'illustrazione delle diapositive per sviluppare il mio intervento. Ecco, non ci sta tutto, ma insomma. Il principio territoriale, titolo del mio ultimo libro, è tratto da una
da una infelice intuizione di Adriano Olivetti, che attribuiva alla comunità concreta, vale a dire alla comunità del territorio, il primo livello della decisione politica. Tutta la sua costruzione, ma non è l'unico ad averla proposta, è quella di dare molta importanza alla decisione che nasce nel rapporto tra comunità locale e territorio, perché riguarda il benessere delle popolazioni, e al principio funzionale invece si attribuisce la sua realizzazione salendo di grado dalla provincia alla regione allo Stato, eccetera. E un'idea di federalismo per partecipare, come già diceva Silvio Trentin, ed è un'idea appunto di rovesciamento dal basso del sistema decisionale. E quindi è in questo cosa c'entra la coscienza di luogo, che poi ne parlerò più avanti, ma insomma la coscienza di luogo c'entra perché senza una consapevolezza, senza un'esistenza di una comunità concreta, è molto difficile che si realizzi un processo di decisione dal basso. Allora, noi siamo andati nell'ultimo periodo, ma da molto tempo, verso una astrazione del sistema decisionale verso l'alto, verso livelli globali, come sappiamo, non è il caso qui di parlarne, quindi abbiamo molto ridotto le possibilità di decisione delle comunità locali rispetto alla loro vita, alla riproduzione materiale, al loro ambiente di vita, al loro paesaggio. Quindi, ecco, questo principio territoriale per noi guida tutta l'azione di progettazione del territorio come una cosa molto importante, quindi come una priorità nella riorganizzazione del sistema decisionale. La pianificazione paesaggistica è dentro questo processo perché è diventata, col codice dei beni culturali del paesaggio, il primo momento della pianificazione territoriale. L'articolo 145 recita: la pianificazione, il piano del paesaggio è il piano che è cogente rispetto ai piani di settore regionale, a tutti i piani a cascata comunali, eccetera. Quindi si attribuisce col codice un'importanza che prima il paesaggio non aveva. Altrettanta importanza gliene dà la carta, diciamo, del paesaggio europea, che dice che praticamente il paesaggio è quella parte di territorio così come percepita dalla popolazione. Qui si passa con chiarezza da un paesaggio visto come luogo d'eccellenza, come bello sguardo, eccetera, ai mondi di vita della popolazione. Quindi sta cambiando il mondo della pianificazione, sia attraverso il codice, sia attraverso questa convenzione europea del paesaggio. Nei due piani paesaggistici di cui mi sono occupato, cioè quello della Puglia e quello della Toscana, questi principi sono stati ampiamente applicati, e di questi farò cenno. Però io volevo cominciare questo ragionamento, visto che mi è stato chiesto di partire un po' da lontano, da un principio territoriale anteditem che abbiamo nella nostra cultura delle città, l'allegoria del buon governo nel palazzo pubblico di Siena. Qui vediamo già agire nel 1340 quel principio territoriale che significava, che ho detto, essere un dominio della comunità locale, il sistema decisionale primario, che è fatto di un comune che è considerato bene comune, che si muove con determinate concezioni
e principi, sapienza, giustizia, concordia, eccetera, è uno scenario figurato che è appunto lo scenario del territorio, del progetto di territorio di funzionale paesaggistico che risponde a quei principi decisi dal libero comune, dalla città-stato. E questo è un primo esempio importante, ecco qua c'è i vari principi, l'allegoria del buon governo, che però si manifesta poi attraverso un disegno, una pittura, che, in cui la porta della città è l'elemento centrale di questa comunicazione e sta a dire che la città senza il suo patrimonio territoriale, la sua campagna, il suo mare, il suo porto, le sue coltivazioni, le sue vigne, senza cioè quel mondo che permette l'autoriproduzione del cibo, dell'ecologia, dell'ambiente, non esiste. Quindi questo ci fa vedere come il patrimonio nel comune libero, il luogo inteso come patrimonio collettivo, garantisce la riproduzione del sistema. Ecco, è un primo esempio disegnato, diciamo così, di un principio territoriale in cui appunto si mette in evidenza questa relazione stretta tra città e campagna, tra territorio e abitanti e governo secondo dei principi autodeterminati. Naturalmente il territorio dobbiamo intenderlo in un certo modo, perché il territorio uno può anche pensare che è uno spazio inanimato, un qualcosa. Per noi il territorio è importantissimo pensarlo come processo di lunga durata, di fatto da una coevoluzione tra insediamento umano e natura, che produce nei ecosistemi viventi, e il luogo ne connota il DNA appunto come sistema vivente, definendo nel paesaggio l'identità e la memoria. Quindi cosa vuol dire questo? Che il paesaggio che noi oggi pianifichiamo, trattiamo, vediamo, non è costruito da noi, è costruito da un lungo processo storico che quindi va conosciuto, va scavato, va identificato nelle sue regole, e quindi e questo è molto importante, perché solitamente per paesaggio intendiamo quello che vediamo, diciamo vabbè, teniamolo, non teniamolo, eccetera, ma si conosce poco la storia di questa costruzione di lunga durata, che è una struttura vivente e che come vivente va mantenuta, perché i viventi muoiono, come è noto, possono morire, quindi anche il territorio e il suo paesaggio può morire. Per fortuna i luoghi esistono ancora, la nostra civilizzazione delle macchine e delle megalopoli non ci ha ancora distrutto tutto il paesaggio, e quindi lo studio riaffiora quindi come patrimonio territoriale, bene comune dei mondi di vita delle popolazioni, come paesaggio con la Convenzione europea di cui ho parlato, come esito sensibile dei processi di territorializzazione di lunga durata, e qui l'importanza della crescita di coscienza di luogo per l'autogoverno locale attraverso il ritorno alla terra, alla montagna, all'urbanità, ai sistemi economici locali. Cioè dobbiamo considerare il paesaggio tutto ciò, questa cosa complessa, altrimenti non ne capiamo l'importanza strategica di possibile strumento di cambiamento del modello di sviluppo che tanta crisi ha provocato anche nella città, nel paesaggio, nella qualità della vita urbana, eccetera. Ecco, qui richiamo semplicemente due definizioni, una dell'economista Beccattini e una mia, di coscienza di luogo come appunto un percorso di trasformazione culturale degli abitanti. Leggete, ma io voglio dire, state attenti che quando si dice
questo percorso, un percorso difficile, perché quando la Convenzione europea dice il paesaggio è quella parte di territorio così come percepita dagli abitanti, gli abitanti percepiscono quasi niente, perché ormai vanno da un supermercato all'altro, da un'autostrada all'altro, da un selfie, cioè non, c'è una semplificazione attraverso la spoliazione totale dei saperi contestuali, della capacità di riprodurre la propria comunità e quindi di distruzione totale della qualità della vita associata, che fa sì che questo percorso di ricostruzione di saperi, di consapevolezza, eccetera, sia molto importante. Quindi alla base di un qualunque progetto paesaggistico c'è questa necessità di ricostruire la coscienza, che molte volte avviene attraverso le lotte, tipo Val di Susa, Val Borghi, da tante situazioni in cui la gente prende coscienza del valore del proprio territorio, del proprio patrimonio territoriale, della possibilità di cambiare modello di sviluppo, di organizzazione della vita, della propria comunità, eccetera. E qui abbiamo un'evoluzione del concetto di patrimonio che va citata. Insomma, noi veniamo da questa definizione dell'UNESCO che divide patrimonio naturale e patrimonio culturale, che però riguardano una parte al massimo 28-30% in Europa del territorio, il resto invece sottoposto alle leggi dell'economia, quasi una specie di compensazione per i disastri che la parte retta dall'economia fa. Allora si riservano col vincolo, con la conservazione, i beni naturali e culturali. Ma questa però è avvenuto in questi anni una serie di passaggi che adesso tocco molto rapidamente perché non ho tempo, ma che sono molto importanti per capire come si arriva al concetto di patrimonio territoriale, che è quello su cui fondiamo poi i nuovi piani paesaggistici. Quindi dal museo all'ecomuseo, li cito solo, dal sito al contesto topografico, all'archeologia globale, cioè dal semplice reperto ad una storia del territorio, storia archeologica del territorio, dalle aree naturali alle reti ecoterritoriali, quindi tutto il territorio riletto dal punto di vista naturalistico, ecologico e non solo la richiusura della natura in alcuni pezzetti protetti, dai monumenti, questo l'ANCSA di Astengo, urbanistica, dai monumenti al centro storico nel 90, al territorio storico, cioè a considerare tutto il territorio regionale come storia, come degno quindi di essere bene culturale, dal patrimonio culturale naturale al patrimonio territoriale, quello che dicevo, dalla storica François Choé alla Convenzione europea del paesaggio, al codice, alla Convenzione del Faro. Il piano paesaggistico, anche qui grande rivoluzione con la Convenzione, dai beni eccellenti alla qualità paesaggistica di tutto il territorio, dalla tutela conservazione al progetto di territorio. È chiaro che se io tratto tutto il territorio regionale come paesaggio non posso più vincolarlo tutto, perché è vivente, perché la gente ci vive, ma devo costruire delle regole per la trasformazione di questo territorio che elevino la qualità paesaggistica del territorio stesso. Quindi dalla tutela e conservazione al progetto di territorio, dal patrimonio a bene comune, eccetera, eccetera. E qui volevo solo citare che quindi questo ci porta ad una concezione, all'integrazione territoriale del concetto di patrimonio. Avete visto passare da tante sfaccettature del concetto di patrimonio isolate fra loro ad una idea di patrimonio invece unitaria, che riguarda tutto il territorio regionale e riguarda quindi l'elevamento della qualità dei mondi della vita. E viene fuori anche un'importanza tra patrimonio
come valore di esistenza e risorsa valore d'uso. I due concetti sovente nella pianificazione coincidono, ma non devono coincidere, perché la risorsa è dinamica, riguarda le tecnologie, le possibilità che si ha a disposizione, ma invece il valore di esistenza è un valore che deve permanere, eccetera, eccetera. Qui c'è una definizione che salto, ma della facoltà di architettura in preparazione di Firenze, del piano regionale di Firenze, che comunque riprende i concetti che dicevo prima, e poi articola il piano paesaggistico, guardate un po', in quattro settori che riguardano la struttura idrogeomorfologica, la struttura ecosistemica, la struttura insediativa e la struttura agroforestale. Voi direte: ma cosa c'entra col paesaggio? C'entra sì, perché questa nuova concezione del paesaggio, visto come esito di un lungo processo di territorializzazione, di relazione tra insediamento umano e ambiente, quindi un prodotto visibile di un processo invisibile di lunga durata, allora devo mettere insieme le ragioni e gli equilibri di questi quattro sistemi complessi, che riguardano i primi due, le precondizioni dell'insediamento umano e del suo equilibrio, e le seconde, le città, le infrastrutture, eccetera, e le strutture produttive agroforestali. E quindi è un'altra idea di paesaggio. Ecco, questo poi è uno schema che non vi posso spiegare, ma che è contenuto nel mio libro, che è sviluppato in tutte le sue parti, che è un processo progettuale di quello che chiamiamo bioregione urbana, cioè di un sistema vivente che riconnette il territorio urbanizzato alla natura, all'ambiente, appunto agli ecosistemi, eccetera, eccetera. E vi parlo solo di questa prima parte, perché la prima parte riguarda l'importanza del patrimonio territoriale come fondazione culturale. E questo è molto importante, perché senza, come ho detto all'inizio, senza questo grosso lavoro storico che nessuno fa, scusate, nessuno, magari tutti voi lo fate, ma insomma che comunemente nel sistema di decisione dei piani non si fa. Ed è fondamentale, perché è proprio la qualità, la tipologia, la forma e le regole di riproduzione del patrimonio territoriale che mi permettono poi di fondare in modo sostenibile, autosostenibile, gli altri due passaggi, cioè gli scenari di progetto fondati appunto sulla valorizzazione del patrimonio, e i soggetti, promuovere i soggetti dell'autogoverno della bioregione urbana, cioè i processi partecipativi necessari per attuare. Ci occupiamo ora rapidamente di vedere, perché questa lettura del patrimonio territoriale per noi richiede un bel lavoro e quindi di usare diversi approcci: quello percettivo identitario, quello morfotipologico e quello storico-strutturale. È un po' tecnico quello che vi dico, ma però è importante che si sappia che questa parte non è eludibile. Ecco, l'approccio estetico percettivo identitario è il vecchio approccio incentrato sulle eccellenze delle bellezze naturali, che però si è arricchito con la Convenzione Europea del Paesaggio e il ragionamento sulla coscienza di luogo degli abitanti, da una tutela vincolistica dei beni eccellenti all'elevamento, come ho detto, della qualità della vita dell'intero territorio regionale. Quindi un approccio percettivo che è fatto però dagli abitanti e non dal padrone della villa, del bello sguardo della villa o del grande viaggiatore, e quindi è fatto di processi partecipativi, percettivi, che ridisegnano i paesaggi così come percepiti. Questi sono un esempio scozzese, vado veloce, questa è una parish map, è una mappa di comunità che abbiamo fatto nel piano
tra le tante che abbiamo fatto nel piccolo gli ecomusei, nel piano paesaggistico della Puglia, dove praticamente gli abitanti, insieme ad architetti, a studenti, a sociologi, a disegnatori, a pittori, ad artisti, disegnano tutti i beni del patrimonio che per loro sono nella memoria, nella cultura, nella percezione, che è molto più ricca di quella mia di urbanista, che ho individuato 3-4 unità di paesaggio, loro ne hanno individuate 30, per dirvi, nel senso che hanno una percezione quando cominciano, e sono laboratori complessi anche con sedi, questa è sempre un'immagine del processo partecipativo, questo è un processo fatto dai bambini che sono bravissimi nei processi partecipativi in Toscana, sull'Arno. Ecco, poi c'è l'approccio, ho detto, questo è il primo approccio, era quello percettivo, cioè di come ricostruire coscienza di luogo con la popolazione. Poi c'è approcci invece più scientifici, più, diciamo, più esperti, che riguardano l'approccio morfotipologico. Noi abbiamo una tradizione molto legata ai morfotipi urbani, cioè alla rappresentazione della città in sostanza, mentre tutta questa questione di piani paesaggistici ci trasporta verso a studiare i morfotipi territoriali, rurali, ambientali, pochissimo studiati, non abbiamo una grande letteratura, io non ho tempo a dimostrarvi quello che abbiamo prodotto in questi anni. Ecco, questi sono i classici morfotipi urbani, degli isolati urbani, questo su Venezia, molto interessante, però limitati alla città. Questo i primi morfotipi territoriali, questo sulla del catalano, dove appunto si comincia a mettere insieme il morfotipo urbano con l'orografia, l'idrografia, l'ecologia, gli aspetti ambientali, naturalistici, eccetera. E questi sono gli esperimenti fatti da noi, per esempio sull'ellisse tra Firenze e Pisa, dove vedete tutti i diversi morfotipi, sono evidenziate le differenze piuttosto che le omologazioni, perché ognuna di queste città è poi in rapporto con le sue valli, con le sue montagne, e quindi presenta dei caratteri, delle tipologie edilizie, urbanistiche, ambientali completamente diverse. Questo per i piani paesaggistici è fondamentale per denotare queste qualità specifiche, questo è un particolare di Firenze Prato, dove si vedono evidenziate proprio tutte le caratteristiche dei modelli insediativi. E questo è un altro esempio che non ho tempo di commentare, però vedete che differenza. Questo è quello storico, qui a Versilia, dove vedete la grande struttura della costa, che c'è la spiaggia, la duna, la pineta e una grande piana agricola, e gli insediamenti sulla Aurelia, sulla pedemontana, e poi tutta la struttura montana verso le Alpi Apuane, eccetera. Questo è il modello attuale, c'è uno scivolamento a valle di tutta la struttura, come vedete questo rosso denota l'urbanizzazione di tutta la... Questi sono modelli schematici, schemi morfologici appunto, che denotano solo delle forme, però già capite di qui cosa è successo e quali problemi possono nascere nella distruzione di tutta la piana agricola, nello spostamento dei centri urbani sulla costa e nella distruzione di questa fascia importantissima, spiaggia, duna, pineta, che viene spezzettata, eccetera, eccetera. Poi ci sono, naturalmente adesso non ho tempo, ma sono sviluppati anche i morfotipi rurali e i morfotipi idrogeologici. Ecco, ma tutti questi approcci, questi tre che abbiamo visto, quello partecipativo con la popolazione, del percettivo, diciamo, quello
e l'altro quello morfo tipologico, non si spiegano se uno poi non interpreta la formazione di queste strutture, di questi patrimoni, di queste percezioni, e allora deve andare a studiare la formazione con un approccio storico strutturale e con un'analisi storica multidisciplinare dei processi di territorializzazione, qui un lavoro molto complesso, il perché si è formato e come, quali sono le regole di riproduzione di ognuno di questi morfotipi a partire da uno studio della loro formazione di lunga durata, vale a dire per la Toscana noi studiamo dagli Etruschi all'epoca romana, all'alto medievale, basso medievale, rinascimento, 800, eccetera, cioè l'epoca lorenese, 800, eccetera. Questo è il modello teorico che non vi propino, dove appunto si vedono tutte le varie fasi storiche nella loro trasformazione, e questi sono i processi di territorializzazione che studiamo. Questa è la Puglia per il piano paesaggistico, di cui abbiamo fatto 7 sezioni, una preromana, romana, alto medievale, eccetera, eccetera. E ognuna ci dà una forma, una morfologia che poi si sintetizziamo in questa carta, dove vedete tutto il patrimonio residuo di strade, città, paesaggi rurali, eccetera, eccetera, che ci arriva fino ad oggi. E quello è lo spessore dinamico del patrimonio, la sua forza, perché di ognuno poi c'è l'impianto medievale, in epoca moderna, o premoderna, insomma, riusciamo a capire cose di cui parlare. La sintesi di tutto ciò sono cartografie, rappresentazioni di sintesi che abbiamo, questa è la Val di Cornia in Toscana, che mette insieme le strutture, i morfotipi territoriali e paesaggistici, e poi di qui si arriva anche alle regole. Vedete che non è una carta urbanistica, è una carta che di ogni elemento del territorio riesce a costruire un paesaggio, ma che è motivato. Vedete, qui ci sono gli oliveti a nord, il centro con una sua forma, il centro urbano, qui siamo a Campiglia, sotto i vigneti, il fiume con le sue attività, cioè sono descritti nella loro peculiarità morfotipologica, ma studiati anche nella loro evoluzione storica. Di qui è possibile accedere ad un progetto che non sia un progetto finto di che bel paesaggio conserviamo, ma di trasformazione secondo regole che derivino da questa conoscenza profonda della storia del territorio, appunto come storia di coevoluzione tra insediamento umano e natura. Questa è una delle stesse tipologie di carte di sintesi, cioè sintesi degli approcci percettivi, morfotipologici e strutturali. Questo riferito al piano paesaggistico della Puglia, è una parte nord della Puglia, dove vedete appunto la stessa, questa è fatta al computer, quella prima a mano, poi da qui abbiamo fatte tutte, ovviamente devono essere tutte riproducibili, manipolabili, aggiornabili, eccetera, eccetera. Questo è un altro schema del piano, gli atlanti patrimoniali del piano provinciale della provincia di Prato, e anche qui lo stesso ragionamento che vi dicevo prima. Questa è una carta del patrimonio di lunga durata dell'Elisse, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Livorno, Pisa, che è la piana dell'Arno, ed è come vedete il rapporto tra città, tra insediamento e costruito, che dura più di mille anni, è molto diverso da quello che oggi si è configurata come una conurbazione, che noi cerchiamo poi di riportare come si può ad una sua natura di sistema policentrico, dando valore al principio ordinatore, che è un principio degli spazi aperti, come anche in questo caso
della regione di Milano, dove come vedete abbiamo messo in grigio il costruito e in colore con delle forme tutto lo spazio aperto, la trama della centuriazione a sud, i laghi a nord, gli spazi verdi residui, le trame agrarie residue, per formare un nuovo equilibrio e un nuovo principio che corregga tutti quei disastri ambientali che hanno portato a dichiarare nel 95 la regione di Milano regione ad alto rischio di crisi ambientali. Di qui al paesaggio il passaggio è molto breve. Ecco, infine, tutto ciò funziona se, come ho detto all'inizio, esiste una coscienza che cresca, che gestisca questi processi dal basso, che ricostruisca i saperi contestuali e che conosca quindi il patrimonio territoriale, lo sappia riusare in funzione di modelli di sviluppo che si fondano proprio sulla valorizzazione di queste peculiarità. E quindi abbiamo per fortuna la crescita negli ultimi anni, per trattare il patrimonio territoriale come bene comune, di una serie di strumenti che stanno crescendo. Come gli ecomusei e le mappe di comunità, fra pochi giorni c'è proprio un convegno nazionale degli ecomusei che sono cresciuti moltissimo, i contratti di fiume, di lago, di montagna, i parchi agricoli multifunzionali che hanno riaperto un rapporto per nutrire le città, cioè tra città e campagna che era completamente rotto e per ricostruire il metabolismo urbano. Sistemi economici del local food, economie comunitarie e territoriali, forme di autogestione dei beni comuni, questi che abbiamo già nominato, i piani paesaggistici di nuova generazione con la loro appendice degli osservatori locali del paesaggio che sovente, come in Piemonte, partono da formazioni associative di lotta, di organizzazione, già di valorizzazione del paesaggio, e poi si riuniscono in rete, come in Piemonte, a formare una sorta di osservatorio regionale coordinato. E infine tutti gli strumenti di partecipazione strutturata nei piani urbanistici, che sono anch'essi cresciuti addirittura in molte regioni come la Toscana, obbligatori. Nell'adattamento dei piani strutturali. Ultima slide, come esempio appunto di questa applicazione ai piani, nel piano della Puglia, per la prima volta in un piano, le norme tecniche di attuazione prevedono capo secondo la produzione sociale del paesaggio come normata. Ma questa norma è partita dalla costruzione del piano, perché noi abbiamo fatto una produzione sociale per 3 anni del piano paesaggistico con atti di pianificazione, manifesti con i produttori del paesaggio, conferenze d'area, progetti integrati di paesaggio sperimentali, ecomusei, mappe di comunità, eccetera, eccetera. E questo si è poi trasferito attraverso questa sperimentazione durata 3 anni nella gestione sociale del paesaggio data da questa normativa che addirittura nomina le cose che l'attuazione del piano deve mettere in pratica, e quindi l'osservatorio del paesaggio, gli strumenti di partecipazione, conferenze d'area, mappe di comunità, sito web interattivo, strumenti di governance, strumenti di copianificazione, eccetera, eccetera. Patti territoriali, progetti integrati di paesaggio, ecomusei, contratti di fiume, c'è cioè tutto quell'armamentario che era stato sperimentato nella fase. Devo dire che ora stiamo facendo con Angela Barbanente, che era assessore allora, un libro proprio sulla fase attuativa
del piano dal 2015 ad oggi, dove si vede per fortuna una grande effervescenza nel territorio a partire da questa forma del piano nuova che sta animando moltissimo le sperimentazioni sui singoli paesaggi e quindi qualcosa si muove di nuovo proprio nella concezione del paesaggio. Grazie. Ringrazio tantissimo l'intervento del professor Magnaghi che è stato di grandissimo interesse e passo ora la parola al professor Moreno Bacicchetta. Buonasera Moreno. Buonasera, grazie anche ad Alberto per questa introduzione. È abbastanza difficile adesso essere concreti dopo una trattazione così ampia. Io parlando un po' con Alessandro Ciriani avevo pensato di mostrarvi sette progetti in cui alcune questioni della costruzione del sapere locale anche nel momento in cui si fa il progetto diventano importanti per pensare alla partecipazione come una cosa nuova e diversa, cioè non più una cosa che sta alla fine di un processo decisionale e progettuale ma che sta all'inizio. Per fare questo vi mostrerò che cerco di capire come far andare avanti, vi mostrerò alcune esperienze, sono sette progetti fatti negli ultimi 9 anni in cui i processi di partecipazione hanno anticipato gli esiti urbanistici. Il primo è iniziato nel 2012 con la facoltà di pianificazione, il comune di Altino e la regione Veneto ed era relativo a un tema metaprogettuale, un interreg Italia-Slovenia, nel quale però c'era anche una fase attuativa che riguardava il potenziale archeologico di Altino e soprattutto la percezione che la popolazione aveva di questo potenziale archeologico per lo più sepolto e soprattutto il tema di come l'archeologia poteva entrare nel piano regolatore. Questo processo partecipativo è entrato a tutti gli effetti all'interno della valutazione ambientale strategica, del nuovo PAT, del nuovo piano di assetto territoriale e ha fatto sì che i cittadini si esprimessero anche su questi temi dell'invisibilità dell'archeologia in un territorio in cui la dispersione e la sommersione dell'archeologia è fortissima e la percezione quindi diventa molto molto difficile, anche la costruzione di una nuova immagine del paesaggio diventa difficile. Questi processi partecipativi li ho quasi tutti strutturati secondo il modello della charrette, che è un modello che mi sembra particolarmente adatto a costruire attenzione da parte della popolazione e capacità laboratoriale prima che le scelte progettuali vengano fatte. È un meccanismo per cui vengono anticipate ad esempio quelle cose che diceva prima Alberto Magnaghi, la lettura delle carte fatta insieme ai cittadini, una colettura, un tentativo di leggere insieme e di interpretare poi il futuro dopo però aver letto il passato, aver capito il presente e riuscire queste cose a farle continuamente cercando di far disegnare i cittadini stessi, farli diventare protagonisti del tema del progetto, costruendo giorno dopo giorno delle carte e ponendo anche dei temi, come in questo caso, come fareste a vedere le città che sono state costruite dopo Altino attraverso un percorso e rendendoci conto che costruire a volte anche un itinerario, un percorso diventa un'operazione difficile perché è un'operazione che tocca tocca gli ambienti, gli usi, le proprietà e che quindi deve entrare a far parte a tutti gli effetti dei processi di pianificazione, perché queste cose devono essere dichiarate di pubblica utilità, questi itinerari, questi percorsi devono poter entrare nel piano regolatore a tutti gli effetti. Molto spesso utilizziamo, io e Annalisa Marini, utilizziamo alcune delle tecniche appunto elencate prima da Alberto Magnaghi, ad esempio quella della rappresentazione attraverso una mappa di comunità, una mappa interpretativa. Qui vediamo
un disegnatore, un artista che ha interpretato durante il dibattito con i cittadini le cose che i cittadini dicevano, facendo degli schizzi, degli schemi interpretativi, la paura dell'autostrada che passa sopra a tutte le infrastrutture che si sono depositate sul territorio, per poi arrivare alla costruzione di una mappa di comunità che analizzava e voleva rappresentare soltanto quello che era il patrimonio archeologico di questo piccolo comune, di questa piccola comunità. Quasi sempre utilizzo anche come tecnica quella dell'escursione, quella dell'esplorazione, di un'esplorazione partecipata in cui cittadini e progettisti camminano insieme, parlano insieme, interpretano i luoghi nello stesso modo, vivendoli con i piedi, facendoci fatica, cercando di capire come potranno diventare nel prossimo futuro. E fin da allora, fin dal 2012, il tema era quello di costruire dei progetti, dei disegni progettuali, degli schemi che potessero in qualche modo dare delle indicazioni, gli strumenti di pianificazione, in quel caso era appunto il piano d'assetto territoriale, quello che corrisponde al piano struttura in Friuli Venezia Giulia, piano strutturale, e quindi potessero dare delle indicazioni precise per far entrare alcuni temi come la costruzione dei belvedere, la costruzione degli spazi di riconquista della gronda lagunare come un elemento progettuale importante di strategia, appunto. Successivamente ho fatto questi altri tentativi di questo tipo. Questo è un tentativo friulano, fatto tra l'altro anche con Ciriani, qui siamo nel 2013-2014. Abbiamo messo in piedi un laboratorio di microprogettazione territoriale su quattro borghi del comune di Pinzano a Tagliamento, cercando di chiamare a raccolta i cittadini per dare delle idee all'amministrazione comunale su piccoli interventi da fare, piccole azioni. Ci siamo affidati a un gruppo appunto di cittadini molto volenterosi, i quali hanno costruito un sistema comunicativo, hanno predisposto un blog che è ancora visibile, ci hanno permesso e sono andati loro in prima persona anche a intervistare le persone, a coinvolgerle nell'idea del progetto e soprattutto ancora una volta nell'invitarli a questi laboratori partecipati, in quel caso furono quattro all'interno di quattro piccole borgate, dove il tema era quello di modificare con interventi che fossero veramente micro l'ambiente, anche cose davvero piccolissime. Queste cose, questi microprogetti 35 sono stati raccolti in una pubblicazione e alcuni di questi stanno arrivando anche al progetto vero e proprio. Tra l'altro ci sta arrivando questo progetto che proprio micro non è perché è un progetto sui temi di alcune aree militari da recuperare che è piuttosto grande, ecco qui, queste aree abbandonate, dove c'è il sacrario germanico sulla stretta del Tagliamento. E qui tutto il processo è stato portato avanti come se fosse un'azione, come si può dire, di politiche, non di uno strumento urbanistico, che doveva sfociare appunto in progetti dell'amministrazione comunale, in piccoli progetti in cui però la popolazione aveva un ruolo estremamente importante. Come dicevo prima, il progetto forse più importante è quello della riconquista degli spazi del castello e della guerra fredda, del sistema della guerra fredda, della stretta di Pinzano Tagliamento, con il recupero della casermetta della guerra fredda, ma soprattutto quello del Col Pion, con il grande sacrario abbandonato 1942, incompiuto e poi bombardato nel 1944, e su questo si è inserito un altro elemento partecipativo che era legato proprio al piano paesaggistico, che era la costruzione a Pinzano Tagliamento e il confinante comune di Castelnuovo di una carta del paesaggio, cioè di una carta che permettesse di individuare quelli che erano i valori importanti per il territorio, ma anche quelle che erano le politiche territoriali ad ampia scala, e quindi a scala della pianificazione, alla scala del piano regionale e poi dell'adeguamento del piano regolatore comunale. E questa operazione è stata fatta con una decina di incontri con la popolazione, di laboratori anche in questo caso, che hanno portato alla costruzione di un documento di indirizzo paesaggistico che è stato approvato dalle due amministrazioni comunali e che è alla base di una
serie di informazioni, ha all'interno di sé una serie di informazioni estremamente importanti appunto per la questione di gestione urbanistica del territorio, quindi appunto gli adeguamenti dei piani regolatore, del piano regolatore al piano paesaggistico. Questa, che è una carta sulle politiche, individua i progetti che venivano considerati più importanti, 8 progetti considerati strategici. Alcuni di questi si stanno lentamente attuando, come il recupero della ferrovia abbandonata per Casarsa, che è appena stata acquistata dalla regione per farne una ciclabile, e il recupero del colle di Colpion a Pinzano Tagliamento, e i tentativi per cominciare a recuperare il grande poligono di tiro nella zona di Castelnuovo. Queste sono dimostrazioni di come a volte queste figurazioni, qui siamo alla conclusione del processo, è del 2016, riescano poi a portare effettivamente a dei risultati concreti in termini poi di progetto, di pianificazione. Lo vediamo in modo particolare qui nel tema del recupero delle qualità anche paesaggistiche di questo colle glabro sul quale Robert Tischler nel 1939 aveva posto questo grande sacrario dedicato ai soldati tedeschi morti nella battaglia del Tagliamento, e che la popolazione, i cittadini hanno riscoperto lentamente tagliando la vegetazione, aprendo lo spazio, e che adesso si sta portando verso un restauro interpretativo e soprattutto un restauro paesaggistico che permette nuovamente di cogliere l'oggetto, ma soprattutto di cogliere il paesaggio dall'oggetto, esattamente come voleva Robert Tischler allora. L'effetto del fatto che sì, è vero, come quello che diceva Magnaghi, molto spesso la popolazione non ha memoria, però la memoria può essere riaccesa e consolidata attraverso il progetto, e la coprogettazione è una tecnica importante da questo punto di vista. Lo si vede molto bene in questa immagine. Qui c'è il sacrario prima dell'intervento. E qui vediamo le fasi successive: la prima fase fatta con i volontari e la seconda fase fatta adesso con un finanziamento di riapertura del contesto, e il successivo, questo invece è il progetto esecutivo che si sta elaborando in questo momento, con il recupero anche dell'architettura, quindi anche la messa in sicurezza di questa rovina. Vi faccio vedere un caso come questa tecnica, queste modalità di progettazione partecipata possono essere utili per anche forme diverse. Questo è un parco. Il comune di Porcia ha condiviso una villa acquisita da un privato, una villa storica nella quale il parco era stato distrutto da quelle che erano le immagini del Settecento ad oggi, era completamente sparito, e ci ha chiesto con Annalisa Marini, di reinterpretare questo spazio con un progetto, e l'abbiamo fatto attraverso un processo partecipativo, cioè dividendo il territorio del parco in lotti, in ambiti diversi, perché erano diversi i periodi in cui si era costruito. Chiamando su ognuno di questi per una giornata i cittadini a lavorare e a pensare a come trasformarlo. Questo è il rilievo di quello che c'era, e questo è il progetto che ne è uscito con questa azione con i cittadini. È un progetto molto diverso da quello che avevamo in mente all'inizio io e Annalisa, e questa è la determinazione, è il fatto che testimonia che è determinante l'azione di ripensamento che molto spesso confrontare i nostri saperi esperti con i saperi locali e con la visione dei cittadini è fondamentale. Porta a cambiare i progetti in modo radicale, andando incontro anche a questa nuova visione del paesaggio, perché se il paesaggio è quello che la gente interpreta, questi processi in qualche modo cambiano anche il modo con il quale i cittadini interpretano appunto il paesaggio, il territorio. Queste sono alcune delle tavole di questa progettazione, appunto uscita da questo dibattito molto acceso e molto forte. Qui vediamo invece un'esperienza recente di 2 anni fa, fatta in un ambito completamente diverso, un altro interreg. Il tema era quello di come riutilizzare gli insediamenti di montagna, rigenerare insediamenti di montagna in situazioni difficili di abbandono attraverso processi artistici all'interno di comuni come Sambaite in Austria, Tramonti di Sotto, Sarmede.
e Pieve di Cadore, che dell'arte avevano fatto una scelta di strategia proprio del come porsi rispetto alla società contemporanea, di come farsi vedere, di come riconoscersi. Anche qui il principio è stato quello della progettazione partecipata, cercando di capire come sta cambiando il paesaggio. E il paesaggio cambia e cambia anche l'interpretazione. Ad esempio, questo è un villaggio abbandonato di Tamar che negli ultimi 7-8 anni viene fatto rivivere attraverso azioni di arte e e di cultura, con concerti di jazz, musica popolare, ritrovo, intrattenimento. E questa anche questo recupero dell'arte del mosaico tipica della zona della montagna pordenonese fa sì che attraverso quest'opera artistica che è il filo di mosaico ci sia la possibilità di in qualche modo coinvolgere i diversi cittadini, i diversi abitanti della città che si fanno avvolgere appunto da questo grande filo. Un progetto partecipato che è stato tentato appunto tra Slovenia e Italia che non aveva appunto delle finalità urbanistiche quanto di individuare dei temi progettuali per le diverse realtà, partendo da quella che era stata l'esperienza di Gmund, questa cittadina di 2000 abitanti alla base dei Tauri, in cui negli ultimi anni si erano restaurati, in questi ultimi 20 anni, grandissima parte degli edifici sfitti, abbandonati del centro storico, al punto da essere necessaria la costruzione di nuovi spazi, di nuova progettazione esterni alla città per ospitare le iniziative artistiche. Questa modalità l'abbiamo messa in pratica in diverse realtà, qui siamo a Sarmede in Veneto, con diverse tecniche anche di rappresentazione e di catalogazione delle trasformazioni degli spazi, arrivando però a definire sempre con i cittadini delle idee di progetto. La stessa cosa l'abbiamo fatta in situazioni molto diverse, vado verso la chiusura, qui siamo sul Carso e questo è un progetto attuativo del piano paesaggistico, un po' come anche quello di Pinzano al Tagliamento. Qui abbiamo una situazione molto particolare, un'indagine speciale che è stata fatta sulle cartografie ottocentesche, sul catasto franceschino, per cercare di capire quali sono state le trasformazioni paesaggistiche negli ultimi 200 anni, e quindi dall'ambiente di antico regime a quello contemporaneo. E anche qui, i cittadini sono stati estremamente utili nel definire alcuni di questi progetti, perché se alcuni progetti come la costruzione del sentiero che segue i luoghi delle poesie di Ungaretti è molto semplice, molto facile e forse era anche poco sentito, invece alcune spazialità come quella del lago di Doberdò erano dei luoghi in cui da sempre ci sono dei conflitti molto forti tra le tensioni per il progetto e i cittadini stessi. E qui abbiamo colto molte delle loro sollecitazioni, ad esempio questa attenzione alla microtoponomastica di tradizione slava, al fatto che il belvedere che c'era non funzionava in quella posizione, che bisognava distruggerlo e farlo da un'altra parte. Insomma, anche la popolazione ha segnalato i luoghi, come in questo caso la spiaggia di Amiano, come dei luoghi importanti, e su questi luoghi si sono accesi dei microprogetti che cambiano la percezione che in questo momento si ha di questo spazio, e questo era un po' il senso di questa esperienza. Chiudo mostrandovi una cosa recentissima dell'anno scorso, che è un intervento su 100 ettari di una ex polveriera abbandonata, finita in mano al comune di Volpago del Montello, con un tema molto importante di conflittualità che veniva dal tema di cosa farne tra associazioni e amministrazione comunale, e Stato che voleva anche insediare all'interno della zona della casermetta alcuni migranti, c'è stata una forte protesta, insomma una situazione molto difficile dal punto di vista dei conflitti, ma soprattutto difficile perché nessuno sapeva cosa c'era dentro in questi 100 ettari con 70 edifici e quindi anche qui abbiamo organizzato un processo con un'azione di diagnostica e poi di progettazione e adesso sta partendo la fase di realizzazione, anche se sono realizzazioni molto molto piccole, ma anche qui l'operazione principale è stata quella di conoscenza, quindi di fare in modo che la gente conoscesse cos'era questo.
che non aveva mai visto. E ad esempio abbiamo cercato di fare in modo che lo descrivessero per capire cos'era, si ponessero il problema di descriverlo attraverso questa campagna di rilievo fotografico che ha portato a costruire un patrimonio di fotografie fatte dai cittadini di circa 2500 foto che sono state messe all'interno di questo sito e permettono anche a chi non ha, a chi non fa parte delle 350 persone che sono venute in polveriera a fotografare, di avere un'idea di com'è questo luogo, di come sono gli edifici e quindi di costruire già le basi per un progetto. Progetto che è passato attraverso anche qui quattro incontri pubblici nelle piazze delle quattro frazioni di Volpago del Montello, questo è il comune interessato al progetto, e attraverso questi incontri, attraverso questa condivisione, queste modalità di costruire una nuova interpretazione per il futuro con i cittadini, siamo arrivati a definire alcuni ambiti di progetto, alcune azioni di progetto che sono condivise da tutti e che sono entrate a far parte di un fascicolo progettuale che modula i progetti su queste tre fasce temporali, quindi quelle delle tattiche immediatamente possibili, i progetti a 5 anni, i progetti a 10 anni. Sono progetti molto diversi tra di loro, si svolgono tutti all'interno di questi 100 ettari della polveriera del Montello, questi sono alcuni degli schemi, alcuni dei temi, e tendono a valorizzare soprattutto la questione ambientale, le questioni di didattica, le questioni di conoscenza, costruendo anche come si può dire, un modello attivo di mantenimento del paesaggio, con animali, ad esempio, ma anche con attività selvocolturali, presenti sul territorio, ma allo stesso tempo anche con il tentativo di appoggiare quello che è l'individuazione del grande SIC del Montello, con il fatto che solo questa piccola porzione, solo questo tassello di 100 ettari è proprietà pubblica, tutto il resto è privato, e che quindi qui si devono fare delle azioni particolarmente importanti sui temi del SIC e degli animali di riferimento, in modo particolare le farfalle e gli anfibi. E quindi, ad esempio, fermare l'acqua, ricostituire questa, e poi chiudiamo qui con la costruzione di un progetto LIFE che è stato presentato, appunto, e che dovrebbe in qualche modo portare avanti, appunto, questa scelta di politiche ecologiche per il recupero di questa ex polveriera che mette d'accordo sia amministrazione comunale che associazioni che singoli cittadini. Come vedete, a questo tipo di processo che anticipa il progetto vero e proprio, permette di sminare eventuali conflitti che molto spesso possono accadere a posteriori, possono accadere se il progetto è già stato fatto e viene considerato un elemento chiuso, finito. Ecco, ho finito invece anche la mia illustrazione. Spero di essere Ecco, stato nel tempo giusto. sì. La ringrazio veramente tanto per aver illustrato in modo molto chiaro questa bellissima esperienza che è proprio la progettazione partecipativa, quindi veramente di grande interesse, anche perché chi meglio degli abitanti, no, del locale, del territorio, possono dare magari delle idee o delle soluzioni che a volte chi viene dall'esterno non conosce, no? Non capisce. Quindi la ringrazio, passo dal testimone all'architetta Paola Cigalotto. Buongiorno. Buongiorno. Benissimo, vi ringrazio tantissimo, non è facile neanche per me parlare a chiusura di questi due interventi così belli, così interessanti. Vi ringrazio dell'invito. Alessandro Cirione mi ha chiesto di portare degli esempi concreti di progetti che hanno a che fare proprio con la tutela attiva, no? Del paesaggio, che penso sia uno dei compiti più difficili che abbiamo davanti, anche perché è proprio l'innesco, cercare di costruire dei processi che poi riescano anche a vivere da soli, a trasformarsi da soli. Io sono un architetto, quindi sono un urbanista, lavoro a diverse scale e quindi dichiaro il mio punto di vista rispetto a questo tema.
non sono una paesaggista, anche se lavoro a stretto contatto con i paesaggisti. Mi ritrovo in tantissime delle cose che sono state dette prima. E i progetti che vi mostrerò sono stati tutti costruiti su alcuni assunti. L'assunto che il paesaggio è ancora, in ogni caso, un terreno importante di ricerca per la pianificazione. Non credo che il paesaggio, almeno non penso che il paesaggio possa sostituire la pianificazione, ma la pianificazione ormai deve comprendere e far entrare in modo integrante sempre di più il paesaggio, così come i processi di partecipazione. L'altro assunto che sta alla base di questi progetti è che la tutela non può essere che attiva. No? Quindi parlare di tutela, parlare di conservazione, significa comunque fare un progetto. Non si può fermare il tempo, non si può, stabilire uno status quo, e quindi, e questo è un tema molto dibattuto, ovviamente. Non è così scontato, all'interno dei progetti, ma anche delle discussioni che ci sono adesso intorno anche all'attuazione del piano paesaggistico regionale. Terzo tema importante è che tutto è paesaggio, lo diceva prima anche in altro modo il professor Magnaghi. Dobbiamo pensare che tutto il paesaggio, che tutto va progettato, non dobbiamo solo occuparci delle aree vincolate dal piano paesaggistico, dalle aree protette, ma dobbiamo considerare forse soprattutto anche le aree meno degradate, meno interessanti. E l'ultimo, è stato detto più volte, del paesaggio come artefatto, come palinsesto, come costruzione appunto di lungo periodo. Bene, sulla base di questo volevo sottolineare un altro tema che però è centrale nei nostri territori, almeno nella regione Friuli Venezia Giulia. I progetti che vi farò vedere sono progetti che riguardano soprattutto territori montani, su cui è stato calato uno stigma. Ancora adesso vengono visti, vengono descritti come territori di marginalità, come territori visti dalla pianura. Ecco, invece, sulla base di molti progetti anche che stiamo facendo, io penso che anche per attivare queste nuove forme di paesaggio sia necessario cambiare lo sguardo verso questi territori montani, che sono territori non marginali, non solo di abbandono, ma sono veramente territori di eccellenza potenziale, sia rispetto ai servizi che possono offrire al resto del territorio, sia rispetto appunto alle valenze paesaggistiche che stanno alla base della loro eccellenza. Anche questo non è scontato, perché le risorse che poi vengono calate su questo territorio sembrano volte solo o a mantenere una sopravvivenza dei servizi a giusto, un livello minimo vitale delle scuole o di altre strutture a supporto appunto della tutela attiva di questi territori, oppure vengono investite risorse solamente in alcuni settori. Leggevo oggi che sulla montagna sono stati messi dei soldi, ma solo dalla regione, ma solo sui poli sciistici, e questo l'ho trovato veramente di altri tempi. Però c'è una questione importantissima. Noi adesso abbiamo il piano paesaggistico che è stato appena attuato, cioè deve essere recepito dai piani, però il problema vero è come fare in modo che questi piani paesaggistici territoriali di larga scala diventino veramente delle azioni, riescano a trasformare, a incidere sul paesaggio e sul territorio, a tradursi in azioni concrete. Cosa che molto spesso in altre situazioni, in altri contesti, si è visto che è stato molto complesso. Per questo motivo io ho cercato di selezionare tre progetti che mi sembravano utili a discutere questo tema della tutela attiva, e quindi dell'avvio di operazioni che poi magari riescano anche a prolungarsi nel lungo periodo. E quindi sono azioni che lavorano su questi tre temi: manutenere, quindi fare manutenzione, risalire e connettere, quindi riappropriarsi, quindi rimettere in gioco anche le terre più alte, e coltivare la biodiversità con il progetto che si sta portando avanti nelle valli del Natisone con l'associazione fondiaria.
Sono progetti che appunto lavorano in aree montane, aree in margini. Il Parco delle Colline Carniche, che era il primo di cui volevo parlarvi, è un progetto vecchio, diciamo così, un progetto che è partito 20 anni fa, alla confluenza tra il fiume Tagliamento e il torrente Degano in Carnia. Ma perché mi sembrava importante parlarne? Beh, perché anche è utile fare un monitoraggio delle esperienze. È perché forse adesso è stato fatto un passo indietro anche rispetto a tutti i processi che il parco era riuscito a mettere in campo. Questo è un progetto di parco ai sensi della legge 42 del 96, quindi è un parco dove si coltiva, dove si fanno le attività silvopastorali, ma si fanno una serie di operazioni. Sono state fatte una serie di operazioni importantissime e consistenti di manutenzione e recupero del patrimonio del paesaggio, dei percorsi, dei prati e di moltissime aree. Ed è un'iniziativa che è nata dal basso, da tre amministrazioni comunali che hanno deciso, a partire da un progetto di riqualificazione ambientale, di lavorare e recuperare le aree abbandonate. Successivamente sono state fatte anche qui, e non le mostro nel dettaglio, una serie di letture sulla dimensione temporale delle trasformazioni rapidissime dei materiali del paesaggio, materiali ormai molto deboli, ma anche sulla cultura tecnica dei luoghi, sulle tecniche costruttive dei sentieri, dei percorsi, sulle permanenze e cancellazione della rete dei percorsi, individuando una serie di criticità di partenza come la semplificazione, l'impoverimento del paesaggio, la scomparsa della rete di collegamento minore e una serie di altre criticità importanti. Al primo posto del progetto è stata messa però la manutenzione. La manutenzione e il ripristino della rete dei tracciati, manutenzione che significa sfalcio dei prati, pulizia dei sentieri, dei boschi e degli spazi aperti attorno alle attrezzature. Un altro elemento centrale di questo progetto, rispetto alla costruzione anche del senso di comunità allargata. Il progetto del parco ha contribuito ad arrivare fino a un passo dalla fusione di questi quattro comuni, che poi dopo non c'è stata per una serie di motivi diversi, ma ha contribuito a costruire una diversa immagine di questi paesaggi, di questi territori, più condivisa, per cui a partire dai poli e dalle attrezzature sportive, che spesso la pianificazione colloca in luoghi un po' distanti dai centri, in luoghi anche poco pregevoli, questi poveri campi sportivi, difficilmente raggiungibili e di scarsa qualità. Bene, a partire da questi alcuni nodi di attrezzature pubbliche, si è cercato di costruire anche un sistema di spazi pubblici, che non sono solo collegamenti ciclabili, ma sono proprio una serie di luoghi collettivi che cercano di appunto costruire un sistema di area vasta che mette insieme queste tre, quattro diverse realtà comunali. Che cosa è successo e qual è l'elemento interessante del parco? Che la manutenzione è stata svolta con un piccolo contributo regionale annuale, che però è stato usato dalle amministrazioni comunali che hanno coordinato il parco per coinvolgere le associazioni locali, associazioni sportive, culturali, cooperative agricole, le scuole. È stato messo in campo un'operazione proprio di tutela attiva, di manutenzione attiva del territorio, fatta dalle associazioni con il supporto del comune e questo piccolo contributo regionale. Questa operazione è andata avanti 15 anni e ha realmente trasformato il territorio. Non tutti i comuni l'hanno utilizzata a pieno. Perché è un'azione volontaria, quindi alcuni comuni come il comune di Raveo l'hanno proprio fatta propria, tant'è vero che il comune di Raveo nel giro di 15 anni ha riaperto una rete di collegamenti, di sentieri, di luoghi, ha cancellato il progetto della cava, è diventato uno dei borghi autentici a livello nazionale. Ma cosa è successo? Adesso da 5 anni questa operazione è stata interrotta. Per un motivo di applicazione del codice appalti, dell'assegnazione di questi contributi, le associazioni non possono più essere coinvolte in questa tutela attiva. E
Quindi questo è un elemento di criticità. Un processo che era stato virtuoso, che aveva portato anche a una situazione di eccellenza, è stato interrotto. Così come si è interrotto la fusione dei comuni, così come ci sono alti e bassi. Quindi, per avere la tutela attiva, quello che ci insegna questo parco, è importante forse mettere in campo anche una serie di norme, di regole che aiutino le amministrazioni locali, che aiutino proprio i diversi attori di questa manutenzione, di questa tutela attiva, ad associarsi, a collaborare attivamente e concretamente. Quindi non solo nel processo di partenza, nel processo di partecipazione al momento del progetto, ma anche durante tutto il percorso. Il parco delle colline cauniche è stato anche un modo per riflettere sui materiali contemporanei, tutto il paesaggio, quindi forse anche i parcheggi hanno bisogno di diventare un materiale del paesaggio, anche le tribune, i campi di calcio forse hanno bisogno di essere ripensate in termini paesaggistici. Questa riflessione poi a partire dalle colline cauniche, che tra l'altro è un termine che è stato inventato da questi comuni, è stato inventato nel corso della definizione del progetto, è stato poi utile anche nella costruzione dello Statuto della Carnia del 2012. Anche qui, forse quello che abbiamo imparato è che forse si lega in modo molto stretto a queste letture del paesaggio, del principio territoriale, del patrimonio territoriale, è che una visione gerarchica, fortemente gerarchica dall'albero, come quella che è stata impostata, strutturata e attuata nella Carnia negli ultimi 30 anni dalla pianificazione urbanistica, in realtà ha portato a uno schiacciamento dei paesaggi, ad un annullamento delle differenze dei dislivelli e ha portato forse anche come dice a volte Vanitreo della cooperativa del Cramar, ha portato non a fermare l'abbandono della montagna, ma anzi forse accentuarlo, portando gli abitanti delle terre alte verso Tolmezzo, verso la capitale, verso il fondovalle. Per questo motivo, per esempio, lo statuto del territorio che è stato proposto per la Carnia invece pone l'attenzione sui dislivelli e mette alla base dello statuto del territorio sette paesaggi che sono distribuiti tra i diversi livelli, ognuno dei quali pone diversi temi, criticità, possibili azioni e attività poi da sviluppare. E questo è strettamente legato a un progetto che adesso è in corso, che è uno dei progetti attuativi del piano paesaggistico regionale. Cinque comuni, in questo caso Socchieve, Ampezzo, Nel Monzo, Ovara e Raveo, hanno deciso di provare a mettersi insieme sulla spinta di un gruppo di popolazione, un gruppo di amanti del territorio, gli appassionati anche del luogo della Conca di Pani, per avviare, per chiedere un progetto di recupero di questa terra alta. È un progetto che Giulio Magrini, che è stato uno dei promotori di questo intervento del recupero della Conca di Pani, ha definito un progetto che allerta i sensi. Questa è un'altra dimensione che mi piace molto, associata ai progetti di paesaggio, progetti di paesaggio che quindi hanno a che fare anche con un'altra dimensione di appropriazione del territorio. La Conca di Pani è una conca ad alta quota, era uno forse l'unico o il più alto insediamento stabile abitato di questa parte della Carnia. La cosa interessante è che se nelle carte antiche è segnata come una frazione, quindi come un nucleo abitato preciso, infatti c'era una scuola, c'era la chiesa, c'erano una serie di attività, di fatto però l'occupazione è quella di un abitare disteso, una manciata di stavoli, di case distribuita su questa conca ad alta quota. La Conca di Pani adesso è divisa in cinque comuni e questo ci riporta un po' alla necessità anche di avere sempre uno sguardo intercomunale, perché nelle montagne
come ci ha insegnato Salsa, gli spartiacque che hanno poi costituito le divisioni amministrative hanno frammentato e spezzettato invece delle comunità che utilizzavano le montagne, le aree montane in modo diverso. E che forse e che adesso, per esempio, in questo progetto si cerca di rimettere insieme alcune indagini a livello antropologico di Carlo Lorenzini hanno portato poi sulla spinta di questo movimento dal basso a cercare di riutilizzare, a proporre di riutilizzare la conca di pane degli stavoli abbandonati, che erano gli stavoli della congregazione, che erano stati messi in vendita, a chiedere fortemente di un riutilizzo, un ripensamento della conca di pane come luogo della cultura. E questo è abbastanza singolare, una proposta che personalmente mi ha spiazzato. E quindi a ripensare a dei territori alti, dove tra l'altro si è svolta una battaglia partigiana dai tempi della Carnia Libera, della Repubblica della Carnia Libera, piuttosto importante, che è stata anche la base del progetto. Ecco, portato a lavorare sulle reti strategiche del progetto del piano paesaggistico regionale, proponendo una serie di interventi differenziati. Da un lato, il recupero dei prati pascoli anche per riallargare le attività pascolive di alcune aziende agricole che sono già insediate. Dall'altro, questo progetto Racconti a cielo aperto, che recupera i luoghi della battaglia del 1944, costruendo una serie appunto di racconti e di recupero di una memoria che si era totalmente persa. E infine il progetto della mobilità lenta, sono le reti che poi erano anche le reti del piano paesaggistico della Puglia, che anche il piano da Friuli Venezia Giulia ha messo alla base dei suoi progetti. Queste reti della mobilità lenta sono un elemento importante per ricostruire anche delle relazioni di area vasta tra le valli e per dare un supporto alle attività ricettive che sono attorno sul fondo valle. Il terzo progetto, e quindi il secondo progetto era appunto lavoro su questo tema del risalire verso le terre alte, riconnetterle e utilizzarle per partire forse da una tutela che parte proprio dall'alto, a scendere in questi territori. Il terzo progetto è sempre un progetto di attuazione del piano paesaggistico regionale. E invece quello delle valli Lenatisone, scrigni di biodiversità, recupero dei paesaggi terrazzati delle valli Lenatisone. Qui il progetto, siamo a confine con l'area slovena, nelle valli Lenatisone. Questo progetto invece non è nato dal basso, come i due progetti precedenti, in modo spontaneo, ma è nato a ridosso di un processo partecipativo che è stato costruito assieme al piano paesaggistico, quindi in modi più tradizionale, con una serie di incontri, di carte che ci hanno aiutato da un lato a mettere in evidenza i materiali costitutivi del paesaggio, quindi proprio a ricercare queste regole, i materiali più stabili, quelli più in movimento, ma anche poi a lavorare, a discutere negli incontri su una serie di immagini che erano emerse lavorando con gli abitanti. L'immagine del paesaggio di acque, del paesaggio dei terrazzamenti, il paesaggio delle viste, cioè tutta una serie di componenti che poi che sono del tutto peculiari di queste valli Lenatisone, che sono uno scenario straordinario. E poi la discussione si è imperniata, questo è un elemento importante, su una serie di quattro scenari. Lo scenario zero era quello dell'abbandono, che appunto è l'immagine con cui si guarda sempre a questi territori, ma sono stati discussi anche una serie di altre azioni possibili, imperniate o sul recupero estensivo delle aree agricole, sul recupero
uso turistico che è sempre visto però come un recupero selettivo, molto, molto limitato. Uno degli elementi comuni a questi paesaggi, a questi progetti, è quello di non seguire un unico filo, un unico futuro, ma tenere sempre in campo molte attività e molti fili della cultura, ma anche delle attività possibili e riattivabili. E poi lo scenario a cui forse si è lavorato di più, che è quello di coltivare la biodiversità e quindi di lavorare su questi terrazzamenti abbandonati, anche per innovare le pratiche agricole. Dicevamo prima che la conservazione è sempre un progetto, non è ritornare al passato, ma provare a capire se è possibile individuare dei modi di coltivare che rispettino, che incrementino, che recuperino la biodiversità e quindi anche costruire un nuovo paesaggio che non è quello di un tempo, ma è un paesaggio che tiene conto di tutto quello che è successo nella storia, dell'abbandono, del recupero e anche del valore che può avere la biodiversità oggi, sia per l'aspetto naturalistico, sia anche per l'aspetto turistico della fruizione. Quindi è stato finanziato un progetto che da un lato recupera fisicamente alcuni territori e terrazzamenti abbandonati, dei muri a secco, recupera alcuni sentieri, recupera alcuni fienili, i cosoleggi del territorio delle valli, ma soprattutto era una cosa a cui io tengo molto, sono state avviate una serie di laboratori di formazione, cioè di scuole di formazione sul recupero dei muri a secco. Questa è una cosa che si fa già in Friuli, la stanno facendo gli ecomusei, ad esempio l'ecomuseo del Gemonese e anche altri territori. E in questo caso, appunto, si è voluto forse puntare proprio anche ai ragazzi delle scuole, ai ragazzi più grandi, per trasmettere o recuperare questa cultura dei terrazzamenti e dei muri a secco, che è un elemento di difficoltà nella tutela attiva, un ulteriore elemento di difficoltà. Ci sono più di 100 km di muri in pietra, perché in questi territori i terrazzamenti hanno una densità che poi è stata analizzata, studiata più nel dettaglio, che è superiore a quella di altre parti del territorio generale. Anche qui il progetto lavora sulle tre reti strategiche. Dicevo prima che uno degli elementi importanti è quello di questo territorio, che è un territorio che si vive in quota, no? Che si percorre dall'alto di queste colline, sulla via non solo dei Monti Sacri, che è una delle aree di progetto, ma sulla via alpina, sulla via che adesso è Santuario Castelmonte, va verso il Matajur, e quindi si è lavorato anche qui sulla rete dei beni culturali, della mobilità lenta, attraverso i materiali raccolti durante la partecipazione, attraverso una serie di letture invece delle carte, dei documenti, dei sopralluoghi. È stata anche qui avviata la costruzione della rete ecologica locale. Anche qui la rete ecologica locale ha l'obiettivo di fermare questa semplificazione del paesaggio, questa avanzata del bosco, questo rinselvatichimento. E quindi, studiando i territori che si erano più o meno rinselvatichiti, sono state costruite queste direttrici preferenziali dove effettuare dei lavori di manutenzione, di recupero dei prati abbandonati. Sono stati aperti quattro cantieri che fanno riferimento a quattro tipi di intervento: il cantiere sulla via dei Monti Sacri, il cantiere sui terrazzamenti della frazione di Oblizza, i cantieri lungo l'alta via e attorno a alcune chiese, alcune pievi collocate in luoghi strategici di recupero della visibilità, che non è solo un elemento così di visuali, ma è proprio un elemento che è strutturale all'interno delle relazioni di questi territori. E poi è stato avviato l'acquisizione, la pulizia di uno di questi monumenti dell'architettura rurale, che sono queste cose,
Cosolci, che hanno dei pilastri che hanno quasi un metro di lato, che sono delle costruzioni eccezionali. Tutto questo progetto però ha un aspetto centrale, che è il supporto alle attività dell'Associazione Fondiaria dell'Erbezzo. Questa è un'associazione che è nata nel 2015, quindi quasi in parallelo alle attività di cui ho parlato fino adesso, ed è forse l'aspetto più innovativo dei progetti che vi ho portato oggi. È un'associazione fondiaria che raccoglie la delega per l'utilizzo, la gestione dei terreni abbandonati o dei suoli, che quindi supera questo tema che per il paesaggio è un vero problema, per il paesaggio, che è quello della frammentazione fondiaria. Quindi qui vedete per esempio la frazione di Oblizza, ci sono tutti i terreni in rosso, sono quelli che sono stati ceduti dai proprietari all'ASFO, quindi all'associazione fondiaria, per essere gestiti, quindi per essere prima recuperati con la legge 10 e quindi con i finanziamenti per il recupero dei terreni abbandonati e poi dati in gestione a delle attività agricole, alle aziende agricole. E quindi questa è un'operazione anche che incentiva l'arrivo di nuove aziende agricole che sono aumentate, ci sono diverse attività di ripopolamento dei bovini, ci sono i lavori di riapertura di questi terreni boschiti che continuano a pieno ritmo e soprattutto è nato attorno a questa associazione fondiaria un vero desiderio di non solo di pulizia e di riattivazione del paesaggio, ma si stanno innescando una serie di processi interessanti. I proprietari dei terreni che prima non li sfalciavano più perché non conveniva lo sfalcio, perché venivano pagati troppo poco il fieno, adesso riescono a venderlo perché è aumentato il prezzo, sono aumentati gli allevamenti, è aumentata la richiesta del fieno, così come è aumentata la richiesta degli apicoltori di portare le api. Il recupero, per esempio, una delle attività di recupero che è prevista dal progetto è quella di recuperare i prati anche con la semina di fiorume locale, e quindi con questa logica che dicevo prima di coltivare la biodiversità. Ma soprattutto è nata una struttura che ruota attorno al comune di Stregna che ha avviato una serie di incontri che stanno ormai diventando fissi, di ragionamento sul futuro, sulle azioni di tutela attiva per riavviare la castanicoltura, per entrare concretamente nel merito, secondo logiche proprio di costruzione dei programmi europei, per individuare le azioni condivise per la gestione attiva del territorio. Con questo io spero di aver finito, vi ringrazio dell'attenzione e so che sono andata molto veloce, ma spero di aver detto tutto. Sì, siamo stati più veloci del previsto. Vedo che c'è intanto una domanda da parte del signor Pierpaolo Zanchetta che chiede: ma allora la vera innovazione si trova nei paesi marginali e non più nei grandi centri urbani? Forse il più indicato a dare questa risposta. C'è un'altra domanda ancora. Intanto diamo la risposta a Pierpaolo Zanchetta. Moreno Bacichetta. La domanda di Pierpaolo è provocatoria. Lui Sì. sa benissimo che quello che sta accadendo di più innovativo sulle questioni che ci interessano, che interessano lui, che interessano noi, avvengono soprattutto nei punti piccoli, perché i punti piccoli è più facile costruire dei laboratori, è più facile anche elaborare un po' di invenzione, avere l'intenzione di creare dei nuovi modelli, mentre invece all'interno delle grandi città molto spesso c'è la presa in carico di soluzioni già preconfezionate e comunque, tra virgolette, ordinarie.
le invenzioni che stanno facendo a Stregna, le invenzioni che si stanno facendo per cambiare il senso dei luoghi in altri piccoli comuni sono estremamente interessanti e possono avvenire lì solo per questo motivo. La città probabilmente non è un luogo di innovazione per il prossimo futuro e forse dobbiamo pensare che come alcuni paradigmi, come quello della velocità, entreranno in crisi nel prossimo futuro con i cambiamenti energetici che avremo, anche il rapporto tra centro e periferia sta cambiando in modo determinante, quindi quella che era una volta la periferia sta diventando un elemento di sperimentazione importante. Ecco, sempre, visto che abbiamo, che sta già parlando il dottor Bacicchetta, Raffaella Manca le fa una domanda diretta. Quindi, il restauro paesaggistico del tempio ossario germanico sul Colpion può essere compatibile anche con un suo utilizzo come luogo condiviso della cultura ed ospitare eventi? Beh, certamente, tant'è vero che una cosa si è fatta quando abbiamo presentato il libro che ho scritto sul sacrario, l'abbiamo presentato lì con un concerto, cioè è stato presentato in paese, ma poi ci siamo recati tutti a piedi al sacrario e lì è stato organizzato un concerto di musica contemporanea, molto, molto bello, ed è stata anche la prova che quel luogo si presta benissimo anche da un punto di vista acustico e quindi uno interagisce contemporaneamente con il sonoro, con la musica, con i rumori dell'acqua, del fiume, ma soprattutto con queste straordinarie prospettive che Robert Tischler aveva scelto per la sua architettura. Quindi, senz'altro, sì, è un luogo per fare cultura. Cultura. Grazie. Adesso sempre la signora Sì. Raffaella Manca fa una domanda diretta al professor Magnaghi. La La leggo. letta? Sì. La No, rileggo. volevo intanto No? dire a Zanchelli che ha ragione. Oggi l'innovazione la stiamo studiando nelle aree marginali, nelle aree interne. Abbiamo fatto nel 2019 come Società dei Territorialisti un grande convegno a Camaldoli, nel Casentino, in Toscana, dove è uscito questo manifesto per la nuova centralità della montagna. Che cosa vuol dire? Che abbiamo individuato i forti elementi di crisi dei sistemi metropolitani, come crisi dell'abitare, del produrre, del vivere, che il Covid poi ha incrementato enormemente, aumentando una domanda di altri modelli di vita, di abitazione, e come la marginalità indotta dallo spopolamento delle montagne stia invertendo il suo ciclo con processi di immigrazione spontanea di ritorno, intorno alle tre figure che abbiamo individuato dei restanti, cioè quelli che sono rimasti attivi all'interno della montagna in processi innovativi, i ritornanti, cioè nipoti, parenti, eccetera, e i nuovi abitanti che cominciano a riguardare non solo più famiglie di pensionati, ma anche giovani. Il tutto però pensato appunto non come una crescita delle stazioni sciistiche, ma come uno sviluppo appunto dell'attività primaria agro-silvo-pastorale che caratterizza la cultura e anche la comunità storica della montagna, che come scrive Salsa dall'anno 1000 aveva una grande potenza di autogoverno e di autogestione. E inoltre la montagna produce tutti quei servizi ecosistemici di cui la pianura usufruisce senza pagarli. Insomma, quindi c'è tutto un problema di conflitto e di possibile cooperazione futura, ma per ora di conflitto, in cui ci stiamo tutti indirizzando a capire come la montagna e l'alta collina ovviamente può costituire una
un'indicazione strategica anche per la qualità della vita, per gli stili di vita, per le nuove forme di autogoverno di cui parlavo, di comunità, eccetera, che il sistema metropolitano ormai non riesce più, anzi aumenta progressivamente la sua crisi. Quanto poi alla domanda di Raffaele Manca sulla rigenerazione dei centri urbani, noi stiamo con l'Associazione di Slivelli del Piemonte, delle Alpi, discutendo proprio questo problema dei rapporti tra metromontani, diciamo, di come le città interne della montagna, dentro questa ricerca di nuovi modelli di rapporto città-campagna, turismo di tipo nuovo, eccetera, può costituire dei centri di cultura, di organizzazione di queste reti non gerarchiche. E quindi sì, la risposta è che non dobbiamo pensare solo alla ricostituzione dell'attività contadina, ma a un insieme che noi chiamiamo bioregioni, fatte di reti di piccole e medie città, con i loro territori agroforestali, con i loro equilibri ecosistemici, eccetera, di cui stasera non ho parlato, ma insomma che costituiscono l'idea di progetto che riconnette città e campagna con una misura però di prossimità, di relazioni non gerarchiche, eccetera. Posso fare una domanda? Non sento. Posso fare una domanda? Certo, in effetti volevo farle intervenire proprio a conclusione di questa serata così ricca di argomenti di grande spessore. Allora, Quindi, come. sì, faccio tre domande perché è stato veramente un incontro interessante e ricco di spunti e di riflessioni. Volevo fare una domanda breve a tutti e tre. I nostri relatori. Sempre sul rapporto città-campagna, architetto Magnaghi, nelle esperienze toscane della Puglia che ci ha fatto vedere, è messo in atto questa osmosi, questo scambio di esperienze, questo scambio di progettuale per un nuovo rapporto? Io vengo dalla montagna, diciamo così, e vivo in città, diciamo così, no? In quanto Udine non è che si possa dire una città. Comunque leggo bene, l'odio profondo che le rispettive parti nutrono per l'altra, no? Quindi è fratture di mentalità enormi, no? Indicibili. Queste cose qui, le avete affrontate e si stanno superando in quei piani delle regioni Puglia e Toscana che avete fatto, comunque si sono incamminate. Una domanda per Moreno Bacichetti. Quei programmi di costruzione dei progetti di partecipazione alla progettazione sono strutturali nel piano? Vengono pagati sistematicamente, fatti sistematicamente? Chi si fa carico di questo lavoro che io l'ho vissuto in parte, è un lavoro immane, un lavoro enorme. All'architetto Cigalotto volevo chiedere se la comunità di Stregna, che è un progetto che apprezzo tantissimo, è viva adesso, quant'era 5-6 anni fa, 10 anni fa, quando è nata questa progettualità, oppure se è addirittura più rinforzata, come la vede, visto che lei la vive praticamente ogni giorno nella progetti dei progetti. Ma dunque, i casi sono diversi dalla Puglia, che ha poche montagne, però è stato fatto un grande progetto regionale di paesaggio intitolato Patto Città Campagna. Cosa vuol dire? Ricostruire, intanto storicamente molte città della Puglia avevano quello che si chiamava il ristretto, cioè la città era circondata da un 300 metri di giardini, orti, boschetti, oliveti, cioè una struttura già di, in qualche modo, di servizio e di scambio tra città e campagna. Si è esteso questo ragionamento con grandi parchi di compensazione metropolitana, grandi parchi di valorizzazione dove ci sono i grandi uliveti monumentali. Quindi qualcosa sta funzionando nel senso intanto di bloccare il consumo di suolo, cioè di creare delle barriere verdi alle città, ma soprattutto di ricostituire questa relazione città-campagna
Carpania, che non esisteva più evidentemente, di riconnetterla a livello di servizi ecosistemici, di metabolismo urbano, eccetera. In Toscana il discorso è stato portato avanti anche nella città metropolitana di Firenze all'interno del piano strategico con un progetto di bioregione urbana, cioè di riconnessione non gerarchica tra pianura, montagna e collina. E qualcosa dentro queste esperienze comincia a funzionare, per esempio nel parco, nella montagna della Tuane, tutta la battaglia contro il predominio delle cave sta funzionando con un ecomuseo che sta progettando sistemi agro-terziari alternativi connessi appunto alla rivalutazione di tutte le colture interne. E nella pianura di Firenze stanno procedendo molti interessanti progetti che abbiamo gestito, che stiamo gestendo anche col settore agricoltura, di parchi agricoli multifunzionali. Cosa vuol dire? Parchi agricoli che hanno una funzione rigenerativa non solo dell'agricoltura periurbana, ma anche della periferia urbana, quindi riguardano insieme la riformulazione della vita urbana e della vita agricola. Un esempio interessante, per esempio, quello della filiera del pane della provincia di Prato, che si chiama Gran Prato, dove c'è un pane speciale che si chiama la bozza pratese, ma questo non vuol dire. La cosa interessante è che questa cosa ha permesso la ricostituzione di questa filiera tra città e campagna di servizio alla città, ha permesso di riattivare campi abbandonati appositamente su questa produzione di qualità di cultivar tradizionali della farina. Ricordo per inciso che noi mangiamo pane per l'80% di farina estera di cui non sappiamo la provenienza. Quindi questo discorso delle filiere del pane è molto importante. E quindi questa filiera ha riattivato alcuni diversi campi della pianura di Prato, abbandonati, ha riattivato i mulini della Val di Bisenzio, molti mulini a pietra, e quindi la produzione di farina con farina prodotta in loco dai campi, ha riattivato poi i forni per la produzione del pane e i punti di vendita sia nelle piccole nuclei periferici che nella città di Prato. E quindi ha costituito di nuovo un rapporto città-campagna. Questo è un esempio, ma stanno avvenendo altre cose, per esempio la Calvana, che è una montagna sopra Prato, che è in via di abbandono alla coltivazione della cosiddetta cabanina, che è una speciale mucca coltivata, allevata su questa montagna, e si chiama Calvana appunto perché è un grande pascolo proprio che si affaccia sulla pianura di Prato e Firenze, sulla Grande Piana. E naturalmente c'è tutta un'associazione che sta lavorando per mantenere, riprodurre, ricostituire, riconnettere con i macelli locali, insomma con il consumo urbano, questa razza particolare che invece tende ad essere omologata attraverso produzioni industriali e così via. Il grande parco agricolo di Firenze Prato ha delle esperienze ancora lente, lentissime, perché siamo ancora in una visione, questo bisogna dirlo, in cui il parco agricolo è visto come parco di compensazione per operazioni infrastrutturali tipo l'ampliamento dell'aeroporto, per cui metto un laghetto, due occhette, un po' di alberi, cioè attività ecologiche di compensazione, anziché vedere il parco agricolo come principio ordinatore della riqualificazione di una periferia disgraziata come quella della Piana di Firenze, che potrebbe quindi rovesciare il segno a partire dalla campagna e dai piccoli centri al sistema urbano
principale. Ecco, in questo senso dicevamo prima, la marginalità diventa in questo momento centrale perché è in grado di proporre alternative a una situazione di degrado della periferia urbana. Moreno. Ultima domanda, Sì. fatta stessa città. Volevo far andare avanti Paola sulla risposta, dopo la Sì, precedenza di Paola. va bene. Ma allora, io sono sempre un'osservatrice esterna, però le valli del Natisono sono sempre state valli molto, molto vitali. Basta pensare alla stazione di Topolò, che è un caso unico, ma anche il piccolo comune di Stregna. È partito con questa idea dell'associazione fondiaria con 5 persone che sono andate in giro casa per casa a raccogliere le adesioni dei proprietari dei terreni, no? E man mano hanno raccolto questa adesione, questi ettari cresciuti, hanno pulito, hanno lavorato e a quel punto non hanno più avuto bisogno di andare in giro a cercare le adesioni perché le persone che abitano lì si sono resi conto della trasformazione del paesaggio e quindi hanno cominciato a partecipare volontariamente e quindi a cedere volontariamente i terreni, i suoli. Quindi sicuramente c'è un processo che si sta, ormai è partito e si sta alimentando da solo, grazie ai risultati che sono stati ottenuti. E non solo, ma anche sta crescendo una capacità di gestione di questo paesaggio, di lettura dei paesaggi, di individuazione di possibili nuove forme di recupero. Per esempio, dicevo, adesso hanno avviato questo lavoro sulla castanicoltura, no? E quindi devo dire che la crescita è stata enorme ed è tuttora molto, molto viva e molto fertile, sicuramente. Allora, provo invece a risponderti io. Tu avevi partecipato anche alla Carovana del Tempo, dove si prevedevano delle azioni che venivano svolte in alcuni casi anche direttamente dai cittadini, quindi forme di progettazione, di coprogettazione di questo genere possono esserci a livello strutturato, cioè su incarico da parte dell'amministrazione comunale, ma possono uscire anche dal basso, essere proposte come tattiche. E quindi questa mi sembra una cosa interessante, il fatto che la coprogettazione, anziché diventare una verifica, una negoziazione tra parti successivamente a un progetto, possa stimolare i progetti prima che ancora questi vengano pensati da un amministratore pubblico. Il tema del chi lo paga, sì, dipende, se è una tattica, è una questione di volontariato, lo si vede molto all'interno della tradizione, ormai che si è costituita in Europa, anche negli studi di progettazione che intervengono in queste cose, molto spesso appunto intervengono come volontari a tutti gli effetti. Diversa invece la situazione in cui vieni, tra virgolette, assoldato da un'amministrazione comunale per costruire un progetto di coprogettazione. È rarissimo in questo momento che ciò accada, quindi più facile l'altra soluzione, anche se recentemente ci è capitato con Annalisa Marini che il comune di Volpago, dovendo intervenire su un'altra situazione di degrado, non più una caserma ma un edificio industriale in pieno centro a Selva del Montello, ci ha chiesto di costruire un progetto preliminare, però partendo prima da un processo partecipativo e quindi ci ha dato un incarico pagando anche il processo partecipativo. Questo è rarissimo, è molto molto raro, però è un segno che qualche amministratore comincia a vedere queste modalità di anticipazione del progetto e quindi di comunicazione di un'intenzione, di una volontà, la costruzione di una politica che sia condivisa. Come un'occasione proprio anche per l'amministrazione per creare anche consenso, perché tra l'altro lo sta facendo poco prima delle elezioni di settembre, questo tipo di operazione, a partire poco prima. Quindi bisogna stare attenti anche a non finire in trappole e pastoie di tipo politico, ma io credo che ci siano spazi da questo punto di vista. Cioè, forse la cosa più difficile è per noi progettisti cominciare a entrare nella logica di partire prima a parlare del progetto, prima ancora di fare degli schizzi. E
invece siamo, quando ci danno l'incarico, siamo così pieni di volontà e anche a volte di un piacere egocentrico nel trovare le soluzioni, che molto spesso siamo lì immediatamente che disegniamo, quando invece dovremmo prima cominciare ad ascoltare. Se posso aggiungere una questione che ha sollevato Moreno Bacichè nella sua relazione anche ora, trovo estremamente importante questa questione che i processi partecipativi partano prima dei piani. In Toscana su questo abbiamo una buona esperienza perché la Toscana ha fatto un po' di anni fa una legge sulla partecipazione che ha permesso di finanziare comuni che a loro volta organizzavano gruppi di progettazione partecipata. Io ne ho seguiti diversi a Montesperto, Giurastrasini, a Montecatini, eccetera. E con risultati interessantissimi attraverso mappe di comunità, laboratori degli abitanti, eccetera, si è condizionato fortemente poi la stesura del piano, perché il piano poi dovrà rendere conto a una popolazione edotta che anzi aveva progettato, coprogettato le cose. Quindi dove si sono stati questi processi sono stati molto interessanti. Ora la situazione è ancora più interessante perché con la legge del 2014 fatta da Anna Masson, l'avvio del procedimento rende obbligatorio un processo partecipativo strutturato nel piano strutturale. Quindi, quello che noi abbiamo fatto prima, un po' così con la legge sulla partecipazione, ma volontaristicamente, perché il comune non era obbligato a farla, la partecipazione, ora addirittura fa parte dell'iter ufficiale, diciamo, del procedimento della costruzione del piano. Quanto poi ci siano le scappatoie per questo lo sappiamo, uno fa un po' di assemblee, insomma, non è così tutto risolto, però è già un avvio di quella normalità della partecipazione che parte prima del processo di piano e quindi non dovendo fare come si faceva in molti comuni, il progetto poi lo si presentava con un linguaggio urbanistico, non si capiva niente, due o tre assemblee così e quindi siamo in una fase in cui è possibile applicare il principio Bacichè. Benissimo. Sono 2 ore esatte, sono volate, è stato interessantissimo, è stato anche incoraggiante. È inutile che faccia i complimenti ai nostri 3 relatori di questa sera. Io li ringrazio grandemente e un arrivederci a tutti. Grazie. Barbara. Ringrazio anch'io, è stata veramente una serata di grande interesse e quindi ringrazio tutti voi e speriamo quindi che ci siano dei prosegui effettivi da questi incontri, no? Che venga preso ad esempio quello che è stato detto, che si cerchi di mettere in pratica, no? Lo Quella è la scopo mia. era questo, raccogliere le eccellenze che abbiamo avuto modo di conoscere e di capire che ci sono. Va bene, allora diamo l'appuntamento a lunedì prossimo con la serata finale con Fausto Ferruzza, Legambiente e Domenico Vito, dove ragioneremo in termini generali di questa legge, rischi e opportunità. Buonasera a tutti e grazie. Grazie a tutti. Buonasera. Buonasera. Grazie a tutti.